Radio Radicale, siamo con Flaminia Marinaro, che è una critica letteraria e si occupa di mondo editoriale, di presentazioni di libri. Scrive su alcune testate nazionali di editoria e di novità che riguardano la narrativa, per parlare con lei del suo primo libro, che si intitola L'ultima diva. Si tratta del racconto romanzato della vita di Francesca Bertini, che fu negli anni 10, all'inizio dello scorso secolo, una delle dive italiane, che è stata la più grande diva italiana del muto fino all'inizio degli anni 20, poi quando decise di abbandonare le scene. Allora io le chiedo, insomma, come è venuta l'idea di scrivere questo libro romanzato, edito da Fazzi Editori, sulla vita di questa diva del cinema e soprattutto se c'è una conoscenza diretta di questa grande diva del muto. Dunque, Francesca Bertini, io la chiamavo zia Checca. Adesso, al di là c'era naturalmente un grande salto generazionale. Lei è nata a fine 800, quindi mi fa un po', mi inquieta un po' pensare che una diva del muto era così legata alla mia famiglia, però è così. Lei è morta anzianissima nell'85 e quindi io l'ho conosciuta molto molto bene. Lei è stata ha attraversato veramente un'epoca, perché da fine 800 all'85, ma sì, il periodo clou della sua carriera sono gli anni 10, quindi l'età giolittiana, e basti pensare che il termine diva è stato coniato per lei. E quindi effettivamente lei è passata dal teatro, si è formata sul palcoscenico di Edoardo Scarpetta, dove però faceva la comparsa, perché lei non aveva una bella voce, quindi pativa molto questo ruolo di secondo piano. Poi però molti uomini si innamorarono di lei, tra cui Salvatore Di Giacomo, infatti lei interpretava la stiratrice nell'Assunta Spina, e viene in qualche modo cooptata da questa nuova arte che si andava a imporre in quel momento, questa del cinema muto, quindi non aveva frontiere linguistiche, non aveva confini. Lei piace e viene chiamata ad interpretare Leonora nel Trovatore, e da lì parte questa carriera dirompente, fulminante, perché poi si esaurisce appunto in una decina di anni. Lei si ritira prestissimo dalle scene, nel 21 precisamente, un po' perché si sposa e quindi sceglie di dedicarsi alla famiglia, che poi invece si vedrà che è stato un matrimonio sbagliato, ma soprattutto perché l'avvento del sonoro in qualche modo distrugge tutta quella generazione di attori, non solo lei ovviamente, del cinema muto, perché entra la voce, entra anche un altro modo di fare cinematografia, cioè dai campi lunghi si passa ai primi piani. Ora loro sono ancora giovani e belle, però questo stravolgimento in qualche modo insomma rompe quei cliché, quei parametri, e la loro carriera finisce. Allora, la cosa che volevo chiedere è questa. Lei è nata in Toscana, però aveva delle origini campane. Allora, la sua formazione di attrice dove avviene? A Napoli? No, lei nasce in Toscana, ma si trasferisce giovanissima a Napoli perché non si sa chi fosse il padre. Lei si chiamava Elena Vitiello, ma in realtà Vitiello era il nome del marito di sua madre, Arturo, che le fa da padre ed è per lei lo è stata, anche se non era di sangue. Lui era napoletano, quindi loro si trasferiscono a Napoli, dove lei a scuola conosce Maria Scarpetta. Ecco, quindi la sua formazione è quella. E io ho voluto in qualche modo raccontare quelle atmosfere, entrare in quelle ambientazioni, a casa Scarpetta, al Vomero, dove lui abitava. Ed è lui, una sera a cena, che decide per lei il nome di Francesca Bertini. E poi c'è tutto quell'ambiente, c'è Scarfoglio, c'è appunto Di Giacomo, gli attori di quell'epoca, cioè Dalida Borelli, Ermete Novelli, tutti nomi grandiosi, sono stati dei giganti della cinematografia, che oggi il grande pubblico non conosce. Quindi ecco, al di là di questo legame affettivo che io ho avuto con lei molto forte, però volevo ridare luce a un mondo che veramente è stato dimenticato. E che...
Ecco, la formazione di Francesca della Bertini è una formazione più legata, diciamo, alla tradizione italiana del cinema attraverso ruoli come Assunta Spina. Allora, lei in che cosa era diversa dalla Lidia Borrelli? Allora, lei si è costruita da sola, ha studiato moltissimo, probabilmente anche Lida Borrelli, aveva però una grinta, infatti io poi le metto al confronto, loro si incontrano a un certo punto a Venezia, e Lida Borrelli è come se fosse stata illuminata da una luce speciale, a un certo punto incontra il Conte Cini, ha anche una vita privata straordinaria. Francesca ha sempre invece dovuto in qualche modo lottare per ottenere quello che comunque è riuscita ad ottenere, e quindi anche nel cinema, tant'è vero che quando poi la Borrelli le dice mia madre mi spingeva a fare cinema e non a sposarmi perché mi diceva che a sposarsi sono bravi tutti, a fare cinema no, lei si sorprende perché la sua famiglia comunque in qualche modo cercava di trattenerla, non è che la enfatizzava, aveva paura che lei si inserisse in questo mondo del cinema, che insomma allora come ora era comunque un mondo un po' tra virgolette, diciamo, bizzarro. Ecco, e lei però, come tutta questa generazione, in qualche modo porta il teatro nel cinema, quindi adatta la formula teatrale a quella cinematografica. Ecco perché c'è quella recitazione nei cinema, nei film muti, così teatrale, plateale, lo sguardo prensile. Lei è la famosa diva delle tende, no? Si attaccava alle tende e si muoveva con tutto il corpo. Ecco, un modo di recitare che oggi ci farebbe sorridere, ma senza il quale oggi non avremmo il cinema che abbiamo. Il piano sequenza, in fondo, non è che un ritorno a quel modo di fare cinema. Loro recitavano questi film con una sequenza unica, perché non avevano gli strumenti che abbiamo noi, ma in realtà erano stati antesignani di quello che è oggi il cinema. Senta, che cosa c'era di diverso per esempio nella figura di Francesca Bertini, che immagino lei abbia conosciuto, con come sono state descritte le dive decadute del muto, come per esempio in un film come In Viale del Tramonto, allora, dove c'era la Swanson. Allora, era veritiero quel tipo di ritratto oppure lei conoscendo direttamente? Ma io, nel senso che tutto è veritiero e tutto no con le dive del cinema, perché allora Francesca, zia Checca, ha continuato a recitare fino all'ultimo giorno della sua vita, lei lo faceva anche con noi, quindi può darsi che quell'aspetto che tutti ricordiamo in Viale del Tramonto fosse veritiero in quel momento, poi magari un attimo dopo era diverso, così come lo era per lei. Io ricordo ancora quando lei fu chiamata nel 76 da Bertolucci. Per 900 ha fatto quel cameo, ed è chiaro che Bertolucci l'ha in qualche modo mascherata da suora desolata, perché ha voluto citare Francesca Bertini, non è che era lì per caso. Eppure quello a lei ha creato un'ansia terribile, lei ci chiamò tutti dicendo che faccio, posso vestirmi da suora, non truccarmi e soprattutto non mettermi il rossetto, perché lei aveva una fissazione, lei ogni volta che finiva di mangiare tirava fuori lo specchietto e si metteva il rossetto, e questo pensiero l'ha tormentata per giorni, poi alla fine ha prevalso l'attrice. Dunque, io ho letto alcune cose, tra cui una serie di articoli che lei aveva pubblicato su Radio Corriere nel 62, dove lei diceva che non frequentava il mondo del cinema. Allora, noi oggi siamo abituati un po' ai clan nel mondo del cinema, nel senso che è un ambiente dove ci si frequenta tutti. Allora, lei, com'era questa sua scelta di non voler frequentare le altre dive dell'epoca? Lo faceva per marcare le differenze o allora si usava così? No, indubbiamente non si usava così, è un fatto anche di indole personale. Lei è stata sempre in grande rivalità con le altre dive e quindi non amava neanche parlarne di queste dive. Erano tutte delle prime donne, quindi le prime donne vogliono star sole, due galli nel pollaio non ci stanno. Allora, un'altra cosa che mi aveva interessato della sua figura è che lei ha sempre raccontato quanti soldi guadagnava, eh?
L'ho visto che in alcune trasmissioni degli anni 60, dove lei è, lo diceva tranquillamente. Allora, il cinema aveva un grande successo in Italia ed era possibile che questo cinema avesse un grande successo in un periodo di guerra come quello in cui la Bertini e anche la Borelli avevano grande successo? Sì, perché appunto, come dicevo, lei poi ha avuto una vita lunghissima, quindi poi ha smesso di lavorare, poi ha ricominciato, insomma, ha attraversato le due guerre. Ed effettivamente è come se la guerra non l'avesse toccata, lei era lei una macchina da guerra e ha guadagnato tantissimo al punto che poi ha iniziato a tenere una vita sociale con dei costi immensi, tutti pagati da lei, non dal marito, comprando vino. Anche se il marito se lo poteva permettere. No, e questo è il punto, che invece il marito non se lo poteva permettere. Cioè, il marito lei... era, credo, un nobile, fosse una persona... Il marito era questo Paul Cartier, che lei immaginava forse essere... Era un cugino della famiglia Cartier, bellissimo uomo, ma forse non aveva quella solidità economica che lei immaginava. Fatto sta che sono stati degli anni d'oro, dove lui sì, forse guadagnava, ma diciamo che il grosso era di Francesca. E poi invece è finito tutto. E lei riceve un contratto milionario dalla Fox americana e addirittura al momento lei voleva sposarsi, sceglie, però non lo prende neanche in considerazione, tanto che lei guadagnava. Ecco, lei non è che lo aveva già firmato il contratto e che il marito non volle fargli onorare questo contratto? No, anzi, il marito in realtà la spingeva a firmare il contratto e lei si è rifiutata. Poi è nato il figlio, eccetera. Ma il punto è che poi lei, da questa immensa ricchezza, non è riuscita più a gestirla. Ho capito. Lei quante case cinematografiche ha vissuto? Allora, c'era anche una casa cinematografica che aveva il suo nome? Esatto, lei nasce con la Pathé, che poi era una casa cinematografica associata alla produzione francese, e poi a un certo punto le viene promesso dall'avvocato Macquarie di creare la Bertini Film con Fassini, con il conte Fassini. Certo, era tutta l'aristocrazia dell'epoca, che poi era quella che aveva la solidità economica e quindi poteva fare anche investimenti di questo genere. Viene creata una casa cinematografica con il suo nome e adesso i teatri di posa intitolati a lei. Insomma, è stato qualcosa di assolutamente straordinario, che forse non si è mai più ripetuto. Cioè, oggi quando pensiamo alle grandi dive, non esiste qualcosa del genere come è stato per lei. Per cui era curioso che nessuno sapesse più chi fosse Francesca Bertini. Ho capito. Lei non ha fatto film patriottici di guerra, al contrario della... No, diciamo che lei ha fatto alcuni ruoli, per esempio il capestro degli Asburgo, però sempre dando valore alla storia sentimentale, ecco. Non c'era mai l'attenzione sul fatto storico, quindi anche il caso del condottiero Oberdan, anche lì era messo in secondo piano il fatto storico, ma in primo piano sempre il suo amore, per cui insomma, diciamo che erano più film leggeri. Lei ha provato anche a fare il sonoro dopo il 29? Ha provato, perché poi lei andò in Francia, venne richiamata, eccetera. E purtroppo è stato fallimentare. È stata doppiata? No, non è stata doppiata, era la sua voce, ma è stato fallimentare. Anche perché, ripeto, non era solo il sonoro, che già era un disastro, ma anche questo tipo di inquadrature diverse che lei non ha mai sopportato. Non so perché, mi domando poi perché. Certo. Lei ha fatto anche un film in Spagna durante la guerra. È scappata in Spagna con Matarazzo, cioè che era regista. Allora lei, questo è l'epilogo della sua vita e anche del libro, perché io poi mi sono più o meno fermata lì. Durante la guerra lei va in Svizzera, quindi campo neutrale. Poi dalla Svizzera, mentre era in Svizzera annoiandosi da morire, che non sapeva che fare, le arriva questa telefonata di Matarazzo che la chiama per interpretare Dora e le spie in Spagna. La Spagna di Francisco Franco era neutrale, diciamo così, e quindi lei va lì e di nuovo
lei quasi non si accorge che ci sia la guerra, per cui prende quasi un piano su uno dei più importanti alberghi di Madrid e vive lì, viene chiamata la donna Rolls Royce perché continua a tenere un tenore di vita altissimo e quindi continua a recitare e poi dal cinema ritorna al teatro, fa una tournée enorme in Spagna e chiude lì in questo modo. Poi tornerà in Spagna per prendere dei premi, però ecco, quella è proprio la chiusura della sua carriera. Senta, io ho visto una sua apparizione ieri e oggi con Lelio Luttazzi, dove lei diceva: io mi sono sposata e all'epoca le donne che si sposavano non lavoravano più. Lei era convinta di questa cosa? Allora oggi è inimmaginabile pensare che un'attrice dica una cosa di questo genere. Sì, ma lei non era convinta di questa cosa, perché lei era molto contraddittoria. E in realtà quello che lei ci ha sempre detto a me e a mia sorella, soprattutto anche a mio fratello, perché lei veniva da noi e stava le ore a casa a raccontarci la storia della sua vita, che scambiava sempre, ogni racconto c'aveva amanti diversi, poi invece era puritana, quindi era sempre tutto il contrario di tutto. Però quello che ci ha sempre detto, e questo è stato penso il leitmotiv della sua vita: non abbiate mai mai rimpianti, guardate sempre avanti, non vi voltate mai indietro. Ecco, penso che questo lei l'abbia vissuto in prima persona anche per la sua vita privata. Quindi lei non aveva assolutamente rimpianti? Zero assoluto, zero. Era una donna in questo molto serena, anche perché l'epilogo della sua vita, lei non era più una donna ricca, eccetera, eppure non si è mai lamentata di niente. Ecco, questo lo posso proprio documentare personalmente: non si è mai lamentata, non ha mai avuto un momento di cedimento. Certo. È sempre stata forte e presente a se stessa, cioè viveva in una casa decorosa ma niente di che rispetto a quello che aveva vissuto, riceveva il Grand Hotel, continuando a dire che lei viveva là come certo. se niente fosse. È vero che quando lei girava i film a un certo punto smetteva di lavorare per andare a prendere il tè con le amiche? C'era questa cosa delle 5, è vero o è falso? Allora, lei questa abitudine del tè delle 5 l'ha sempre avuta, ecco, da che io la conosco, però l'ho conosciuta che era già anziana. Non ho capito, non sapeva se lo facesse anche durante... Lo diceva, detto questo... Non cioè, lo so. Alle 5 io devo andare, se lo ricorda? Però questo rito delle 5 ce l'aveva, quindi può essere. Ah. Senta, l'ultima domanda. Sì. Allora, quando è morta... Lei si ricorda particolari presenze di gente del cinema, produttori che sono venuti o ai suoi funerali o che l'hanno omaggiata dopo la morte? Ma qualcuno c'era, adesso chi ci fosse non lo ricordo precisamente, ma molto pochi direi in confronto a quello che lei era stata, forse perché purtroppo... Il tempo aveva un po' portato nell'oblio anche nel suo mondo tutto quello che lei ha fatto. Penso che sia per quello. Va bene. Allora io naturalmente invito tutti a leggere questo libro che lei ha scritto, romanzato della vita di Francesca Bertini, dal titolo L'ultima diva, edito da Fazzi. Ringrazio Flaminia Marinaro per averci parlato di questa sua prima opera. Grazie. Grazie e spero che vi piaccia.